Buonasera. Allora, ciao a tutti, questa sera vi propongo un allenamento per il core che per chi ha seguito sarà un po' in linea con quello di giovedì scorso, perché penso sia bene dedicare un po' di tempo all'allenamento di questi gruppi muscolari che magari non tutti allenano sufficientemente. Appunto perché sono importanti, perché intervengono un po' in tutti i movimenti, ci danno stabilità, sono importanti anche per prevenire gli infortuni. Inoltre questo sarà un lavoro a circuito, quindi si presta molto bene per allenare questi gruppi muscolari. Potete prendere anche questo video come un preallenamento per la lezione che ci sarà dopo, che è quella di Total Body, in cui lavorerete globalmente un po' più su tutto il corpo. Stasera invece con me ci concentriamo su addome, glutei e muscoli della schiena, quindi lombari e dorsali. Il circuito dura sempre 20 minuti, facciamo 6 esercizi uno dopo l'altro, finito recuperiamo e ripartiamo, ripetiamo il tutto per 3 giri. Quindi detto questo, per fare questo circuito abbiamo bisogno solo di un tappetino e di nient'altro, quindi io direi che si parte subito con il primo esercizio. Gli esercizi vi li spiego mano a mano, in modo che recuperiamo un pochino di tempo. Quindi il primo esercizio è una variante di plank, quindi un plank con una torsione, quindi ci mettiamo in posizione di plank sui palmi delle mani, stendiamo le gambe, bacino in retroversione, addome contratto. Da questa posizione faccio una piccola torsione, l'addome resta sempre in tensione, ritorno e ripeto, ne facciamo 10 da un lato e poi 10 dall'altra. Quindi partiamo con il primo esercizio, posizione, bacino in retroversione, addome contratto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio lato, via, 1, 2, 3, 4, 5, l'addome stabilizza tutta la schiena, contraete forte, fingete di voler schiacciare l'ombelico contro la colonna verticale. Ultime 2 e 10. Stop. Primo esercizio andato, il prossimo ci sdraiamo, schiena a terra, solleviamo le gambe e le braccia. Da questa posizione distendiamo braccia e gamba opposta, andiamo a sfiorare il terreno e ripetiamo dall'altro lato. Il movimento deve essere il più lento e controllato possibile, l'addome ovviamente è sempre in tensione, ne facciamo 20, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, siamo a metà. Ultime 5, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, prossimo esercizio, andiamo a lavorare sui muscoli della schiena, quindi principalmente i lombari e i dorsali. Ci mettiamo pancia a terra, stendiamo le braccia, da questa posizione solleviamo braccia e petto e portiamo i gomiti verso i fianchi e ripetiamo, ne facciamo 20, posizione, via,
Ok, siamo a 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ancora. 15, ultime 5. 5. 4. 3. 2. 1. E 20. Prossimo esercizio, rinforzo glutei. Quindi, da questa posizione, l'addome lavora sempre, quindi contraggo l'addome e faccio dei slanci in alto con la gamba. Richiamo e recupero. 10 per lato, via. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio gamba, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 20. Prossimo esercizio un pochino più impegnativo, ne facciamo solo 10. Ci mettiamo sulle ginocchia, da questa posizione attivo l'addome, contraggo, faccio una camminata con le mani, cerco di arrivare il più possibile parallelo al terreno, fino a dove riesco, addome sempre contratto, e ritorno in posizione. Ne facciamo 10, via. Contraete forte gli addominali. Più arrivate parallele al terreno, meglio è. L'importante è che non sforzate la schiena, via. 2. 3. 3, 2, 2, 2. Solleviamo le gambe, busto flesso, addome contratto, facciamo delle torsioni, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Ok, primo giro del circuito è finito, recuperiamo un minutino e andiamo con il secondo.
Ok, ultimi 30 secondi di recupero. Intanto ci prepariamo per andare a fare il plank twist. Ok, posizione. Ok, bacino eretto versione, addome contratto, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio lato, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, prossimo, ci mettiamo sulla schiena, distensione alternata di braccia e gambe, posizione, braccia e gamba apposta, via. 1, addome sempre contratto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Prossimo, lombari e dorsali, quindi pancia a terra, braccia distese, sollevo braccia e petto e porto i gomiti verso i fianchi. Via. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. 5, 5, 4, 3, 2, 1, ok, kick back per i glutei, posizione 10 per lato, via, 1, 2, l'addome sempre contratto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima, 10. Ok, ci prepariamo per il plank con la camminata sulle mani, quindi dalle ginocchia, prendo aria, contraggo l'addome e cerco di arrivare il più possibile parallelo al terreno. 1,
2, 3, 4, 5, ultime 5. Ok, ultimo esercizio, Russian twist. Busto fresco, sollevo le gambe, torsioni, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Anche il secondo giro è andato, recuperiamo un minuto e facciamo l'ultimo. Vedo ora i commenti, ciao Gianna, ciao Pippo, ciao Paola, meglio tardi che mai, giusto? Ok, un minutino di recupero, andiamo con l'ultimo giro. Ci prepariamo, quindi il primo esercizio è il plank con le torsioni. Ci mettiamo in posizione sui palmi delle mani, bacino in retroversione, addome contratto, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio lato, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, a terra, distensione di braccia e gamba opposta, 20 ripetizioni, via, sfioro il terreno e ritorno. Siamo a metà, ultime 10. Cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Ok, ultima volta, lombari e dorsali. Posizione, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora,
4, 3, 2, 1, ok, glutei, posizione, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cambio gamba, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima. Ok, plank con camminata sulle mani, ultime 10 ripetizioni, ormai siamo alla fine, addome contratto, attenzione a non sforzare la schiena, via, 1, 2, 3, 4, 5, ancora, 8, 9 e l'ultima. Ok, ultima serie di Russian Twist. Ok, posizione, addome contratto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Ok, circuito finito. Facciamo un leggero stretching per l'addome, che è il gruppo che ha lavorato di più in tutti gli esercizi, quindi innalziamo la schiena, palmi delle mani a terra, gomiti distesi, andiamo a guardare il soffitto, ok, piano piano rilasso, porto indietro il bacino, vado a sciogliere anche la schiena, palmi delle mani che spingono sul terreno, tengo la posizione, piano piano rilasso, ok, allenamento finito, io vi saluto perché sta per iniziare il corso di Total Body, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, spero che l'allenamento vi sia piaciuto, auguro a tutti una buona serata e ci vediamo settimana prossima.